Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Stefano e questa è la settima puntata di Jak and Dex e Dannazione sta davvero andando avanti. Allora, come anticipato nella scorsa puntata, direi di... Ok... di passare subito all'esplorazione. Allora, questa scorciatoia non l'avevo mai vista. Interessante, ma non c'è un tubo. Quindi è pericoloso andare nell'acqua alta. Tanto là ci si arriva in un altro modo, quindi è a posto così. Allora. Ok. Hopla. Finché non scopriamo perché il saggio blu è scomparso, avrete bisogno di 45 batterie per attivare quella macchina. Andate a prenderle. 45, ne abbiamo 36, non è che... Allora, per arrivare qui c'è da fare con l'eco blu. L'eco blu io lo vedo lì. Lì dietro c'è un mosca scout. Questo mi ricordo che era alquanto complicatello da attivare. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Questo ragazzi è il bacino dei precursor, cosa che affronteremo fra un po' probabilmente. E della parte riguardante il motorino, possiamo dire così. Vivete duro, piccole mie. Buongiorno, come va? Voi due mi sembrate dei tipi molto in gamba. E tu mi sembri la capo palestra di tipo volante di Rubino e Zaffiro. Ehi, abbiamo una missione da portare a termine. Siamo noi ad aver bisogno di aiuto. Beh, forse okay. Possiamo aiutarci a vicenda. Sto studiando il modo in cui le talpe fulmine scavano le tane nel bacino del precursor accanto al nostro villaggio. Ok. I Larker hanno spaventato le talpe e le hanno fatte venire in superficie. E siccome le poverine sono cieche, non riescono più a tornare sottoterra. Se voi poteste guidarle attraverso le loro gallerie, salvereste loro la vita. Ho qui una batteria come incentivo per voi. Ma certo! Talpe fulmine! Altro che! Magari per due batterie, Beh, ci ho provato. Potrei separarmi da un'altra batteria solo se voi due mi portaste i globi precursor per le mie attrezzature di ricerca. D'accordo? Quanti? 90. Ma facciamolo subito, via. Ah, avete i globi per me. Ecco la batteria che avevo promesso. Fatto veloce, eh? D'accordo. Almeno siamo a 37 batterie e ce ne mancano 8. Quindi, bene così. Allora. Per attivare quello, proviamo così. Un po' rischioso, ma... Ai, no. Allora proviamo da lì. Posso tornare alla mia ricerca. Facciamo così. Scusate un attimo, ragazzi, voglio testare una cosa. Allora. Opla. Ok. Pensavo di arrivare un po' di più, accidente. Volevo arrivare magari a 180, così se altri due ci chiedevano i globi. Ma ok. Oh, una mosca scout. È inutile dirvi, ragazzi, che se toccate le palle queste qui infuocate, vi fate male. Allora, andando avanti, il nostro obiettivo non è quello, perché si era detto di fare altro. Ok, qui abbiamo gli altri due abitanti della città. Però, prima... Questa qui l'avevo vista dall'inizio. Ecco qui. E da qui, ragazzi, si raggiunge poi la città perduta precursor, che anche quella là ci dedicherò un episodio ad affrontarla, perché è interessante in realtà, non è nemmeno lunghissima però. Buongiorno! Oh no, non ci voleva un altro eroe. Ho perso anche le mutande scommettendo su sto cosiddetto eroe. Mi ricorda Filottete. Dammi retta, fatti colpo e punta sul mostro. Questa scommessa mi ha praticamente rovinato. Senti, ti faccio una proposta. Con 90 globi io mi rimetto in sesto, esco da questa botte e in cambio ti regalerò una bella batteria. E se sei coraggioso, un'altra scommessa per te. La mia grande rimonta. Batti il record di velocità del precipizio della morte nel bacino del precursor. Io ne ricaverò una bella sommetta e tu un'altra batteria. Allora, intanto ti do 90 globi. Oh, certo. Con quei globi ricomincerò a vincere e uscirò da questa botte. Ecco la batteria che ti avevo promesso. Dove la tenevi? Vabbè, puliscila. Ok.
Poi l'altra invece è una gara da fare dopo. Buongiorno. Oh, la mia testa, che male. Dubito che per te sia un organo vitale. Non facci caso, Fustone. Oh, certo, una volta io ero un duro. Forse il più inflessibile di tutti. È Junior di Dragon Ball. Ho cercato di difendere questo villaggio dalle orribili creature da solo per quasi un anno intero. Poi è arrivato quel mostro tremendo e ha incominciato il bombardamento coi macigni. Io ero pieno di coraggio. E okay, con l'armatura che risplendeva sotto il sole. E sono okay, salito in cima alla collina per affrontarlo. Ma lui mi ha pestato come se fosse una bistecca di Jekos da cuocere. Infatti hai dei buchi sull'armatura. Con i tuoi melodrammi, con me ci stai riuscendo. Dopo il mio ultimo terribile fallimento, ha bloccato la strada per il suo covo con un macigno da 30 tonnellate. E ora nessuno può raggiungerlo per sfidarlo di nuovo. Allora, il nostro saggio, un maestro dell'Eco Blu, assieme ad un genio della meccanica, ha inventato un macchinario capace di sollevare il macigno e toglierlo di mezzo. Ok. Ma ahimè, il saggio è sparito prima che potessimo farlo funzionare. E ha portato con sé anche tutte le sue batterie. Perlomeno okay, sono riuscito ad eliminare un bel po' di pontoni, così il mostro non potrà più scendere e farmi di nuovo del male. Ok, quindi prima veniva in città. Ma ora ci servirai per riprendercele. Oh certo, e come no, la mia sorte sarà segnata. E va bene. Ok. Portatemi 90 globi precursor e io andrò a sciogliere tutti i pontoni. Ma vi assicuro che non combatterò mai più contro quel mostro. Ah, un guerriero codardo. Guarda lì, sta a piangersi addosso tutto il giorno. Allora, 33 globi. Dobbiamo portargli 90, sono 57. Potremmo arrivarci tecnicamente. E io in questa puntata avevo intenzione di fare quello lì, quindi no, seguiamo la trama. Seguiamo la trama. Allora, seguendo la trama, facciamo la parte con il motorino. Cerchiamo di farne il più possibile prima che finisca il tempo. Seguiamo la trama, ragazzi, dai. Ok. Allora, quelli ragazzi sono le talpe, se non ricordo male. Quindi opla, queste vanno riportate a casa loro. E ho sbagliato strada, però intanto prendo qualche globo. Ok, sono tutti globi che comunque con i percorsi di, diciamo, delle gare che poi andranno fatti, sono tutti globi che recuperereste in quel modo lì. Però già che sto, magari ho la fortuna di arrivare a 90. Tra poco. Allora, te dovresti entrare nella tua tana. Bravo. Ah, questi vanno uccisi per prendere la batteria. Questo me lo ricordo. Allora, prima che smetti magari di girare in tondo così. Aspetta. 90. Ok, direi di andare poi dal guerriero. Gran ronzio, perché? Comunque. Opla. Tagliamo la strada. Ok, ora con calma. No. Dannazione. Preso. Ehi talpa, devi andare a casa. È l'ora di dormire. Dove sei? Vai via. Oh, mi pidi per in giro. Via. Ma escono? Ah. Opla. Opla. Oh. No. Maledizione. Scusate ragazzi, ma le parti col motorino mi piacciono, quindi. Allora, questo è per iniziare una prova. Prova che faremo fra, nella puntata dedicata, diciamo, a questo posto. E mi sono scordato un globo, aspetta.
calma, eh. Ok. Dove vai? No. Dannato. Cosa fai? Vai a casa. Bravo. Ora. Poi l'idea di talpe non me la danno proprio, però... Dai, vai a casa, per favore. Perché a me? Ah! Cosa sei te quella con i complessi? Dai, vai a casa. Dovresti essere l'ultima. Andiamo a prendere la batteria dalla geologa. Ok, quindi ora anche se riescono non ce ne frega niente. Di qua c'è la geologa e tutto, quindi non so quanto manca di tempo, accidenti. Quindi, aspetta. Di là si inizia poi la gara per quello nella botte. Forse possiamo provare a fare quella. Così quando torniamo dal cavaliere ci leviamo tutte le batterie del villaggio. Allora. Ok. Buongiorno, come va? Ha un momento per parlare della parola di Geova? No? Lei è molto scortese. Allora. Ormai mi sono messo in testa di uccidere questo, eh. Doi. Cazzo. Scappi, eh. Ti potessi sparare, guarda. Ok. Ora, fatto questo, proviamo un attimo la gara. Via. È semplicemente, ragazzi, una gara a tempo, eh. Niente di complicato. A meno che non fai ste cavolate. Giriamoci. Questo me lo ricordavo. Si può saltare in alto solo con i larker, se no. È un salto normale. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Dai. Ok, dato che ho battuto il record, tecnicamente mi aspetta il premio dal tipo. Quindi direi... Lo so, ma... Maledetto. Allora, non è così che si raccolgono le batterie, in genere si completa un luogo, però... Diciamo che oggi... Te non t'avevo visto! Diciamo che oggi finisce così. Allora... Grazie per aver salvato quelle talpe. Siete stati bravissimi. Di niente. Ecco una batteria, vi sarà molto utile. Niente, torni pure. Adesso posso tornare alla mia ricerca. Torni pure a Forestopoli, non c'è problemi, ragazzi. Allora. Bene così. Allora. Il ciccetto lì ci chiederà 120 globi comunque. Però noi ne abbiamo risparmiati 30 apposta per il cavaliere. Così nella prossima puntata potremo andare a quella maledetta zona sulla sinistra. Oh, che meraviglia. Bravi, mi avete portato i globi precursor. D'accordo. Sistemerò il ponte. Basta che non mi chiediate di combattere di nuovo con quel mostro tremendo. Ok. Ora possiamo fare questo. Ok. E non abbiamo ancora fatto niente di quelle cose che ci hanno detto il saggio verde e Kira, quindi non ha senso parlare con loro. Sei stato grande, ragazzo. Lo sapevo che avresti battuto il record. Allora, ecco a te la batteria. Io vado a riscuotere la mia grossa vincita. Ma con chi è scommesso? Siete in tre. Vabbè. Allora, detto questo, abbiamo anche super veloce. Come potete vedere qui, sono stati sbloccati...
i puntili. Direi di approprinquarci verso l'entrata della prossima zona da raggiungere. Quello, ragazzi, è il macchinario per cui servono 45 batterie. E quella conta come mosca scout del villaggio roccioso, regola, che tra l'altro è l'ultima. Ok, nemmeno a farla apposta, ragazzi, d'accordo. Ok, quindi cima rimane, due batterie segrete. Batterie segrete, wow, vedremo poi. Allora, nel bacino dobbiamo curare le piante, liberare le mosche, poi ce ne sono davvero tante. Ma il nostro prossimo obiettivo sarà questo, la palude impantanata. Ok, piccolo spoiler sulla palude impantanata. La palude impantanata contiene un nuovo tipo di eco, l'eco giallo. Eco giallo che è presente davvero in grande, grande quantità. E che vi mostrerò nella prossima puntata. Grazie di avermi seguito. Ciao a tutti.